Ciao mister, buongiorno anche da parte mia. Torno un attimo sul concetto di percorso, nel senso che poi mi corregga se mi sbaglio, c'è forse qualche similitudine tra la vittoria dello Spezia contro l'Inter e quella contro il Milan a livello di qualche riflesso mentale che può aver avuto su di voi? Quella contro l'Inter l'avete un po' messo anche voi, l'ha avuto. Le chiedo se al di là dei discorsi che ha fatto contro il Torino c'è stato anche questo elemento e se in questi giorni ha ravvisato ecco, qualche prodromo del fatto che questo effetto possa protrarsi nelle prossime partite come era stato dopo la partita tra Spezia e Inter. E questa è la sfida, questo è il punto, perché naturalmente è giusto parlare di aspetti tecnici, di aspetti tattici, però in questo momento diventano decisive queste dinamiche, quindi che sono dinamiche nervose, che sono dinamiche della testa, perché poi è la testa che muove tutto e che fa sviluppare un'eventuale tattica, un'eventuale condizione fisica, eccetera. Quindi contro la partita contro il Monza, che era post quella partita che hai detto tu, avevamo riconosciuto questo e avevamo detto lo step per arrivare in fondo a questo percorso è quella di avere la capacità di riuscire a non essere condizionati da queste cose. Secondo me ci sono stati dei miglioramenti, però possiamo fare ancora meglio da questo punto di vista e quindi in queste 3 giornate dobbiamo essere bravi a migliorare ancora di più questo aspetto. Poi chiedo, vabbè, al di là dei discorsi che ci ha fatto sull'Atalanta, che avversario si aspetta anche a livello di condizione? Viene da due risultati non positivi, la ragione è riconducibile alla condizione fisica loro oppure hanno semplicemente incontrato due avversari che stavano particolarmente bene? Poi se posso chiedo dei tre che ha citato, quindi Verde e Magnani soprattutto, possiamo dire che c'è ottimismo rispetto al loro recupero o non si sente di sbilanciarsi? È difficile perché, ripeto, oggi faranno tutti i test che occorre fare per stabilire se sono idonei a giocare o no. Arrivi all'ultimo giorno proprio per sfruttare il più possibile il recupero, no? Poi è chiaro che oggi avremo queste risposte. L'altra domanda che mi avevi fatto? E sull'Atalanta. No, l'Atalanta, l'ho detto prima, è una squadra che al di là, come hai detto tu, degli ultimi risultati, stiamo parlando di una realtà importantissima, di una realtà che negli ultimi anni è stata protagonista assoluta, sta cercando in tutti i modi di raggiungere quello che è il suo obiettivo, cioè l'Europa, e quindi è logico che la gara sarà una gara difficile ovviamente contro un avversario di questo livello, perché c'è una squadra che si conosce a memoria con delle grandissime individualità, però ripeto, noi dovremmo essere bravi a guardare noi e a cercare di fare quello che ho detto prima.